Saludos y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a hablar del oficio de editor. He entrevistado a Stefano Izzo, que es un editor italiano que ejerce esta profesión desde hace muchos años. Ahora trabaja en una editorial que se llama Salani Editore y además es profesor. Así que os voy a enseñar unos fragmentos de esta entrevista subtitulados en español y, por supuesto, si habláis un poco de italiano, os invito a ir a ver la versión completa de esta entrevista justamente en italiano. Os dejo el enlace en la cajita de descripción aquí abajo. Stefano Izzo me ha hablado de su visión de este oficio. Me ha explicado que una parte importante del trabajo es la lectura y la evaluación de los textos para decidir si se publican o no. Luego hay otra parte importante del trabajo, que es todo el trabajo de relectura y corrección de los textos antes de publicarlos y, por supuesto, todo el trabajo de acompañamiento del autor. Y esto no es todo, porque hay también todo un trabajo de búsqueda de nuevos autores, de nuevas voces que puedan ser interesantes. Me ha hablado también de la importancia de construir una red de contactos con profesionales, incluso con los que tengan un vínculo solo indirecto con la escritura. O sea, no solo autores y editores, es importante que sea una red muy vasta. Y evidentemente me ha hablado de la relación que el editor tiene que construir con todos los autores con los que trabaja, una relación en la que evidentemente la confianza es fundamental, pero también una relación, digamos, de cariño profesional. O sea, en la que el autor sienta en cada momento que hay alguien que sabe escuchar, entender, resolver dudas, dar respuestas, estar ahí. Un poco, dice Stefano Izzo, como en las historias de amor. Antes de dejaros escuchar unos fragmentos de esta entrevista, os invito, como siempre, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es solo un clic, no cuesta nada, pero para mí es súper, súper importante. Así que si los contenidos que publico os parecen interesantes, de verdad, no lo dudéis, suscribíos. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao Manuela, grazie a te. Grazie, grazie davvero di aver accettato il mio invito, sono molto contenta ed è un onore, insomma, poter chiacchierare con te perché sono certa che ci racconterai, che ci spiegherai tante cose su una professione affascinante che è quella dell'editor e che insomma tu conosci bene, quindi ci racconterai qual è il tuo modo di interpretare questo mestiere e di esercitarlo. Per iniziare mi piacerebbe chiederti qualcosa in realtà sulla tua formazione, sui tuoi studi, sul tuo percorso e sapere come hai mosso i primi passi poi nell'editoria. Volentieri, grazie. Ho una storia che è atipica e tipica allo stesso tempo. Chiaramente tutti mi domandano sempre: ma come si fa a entrare in una casa editrice, a iniziare a fare questo lavoro? È molto difficile entrare in una casa editrice. Di solito succede un po' per caso. Quindi in questo senso è tipico e atipico. Nel mio caso, io avevo conosciuto poco dopo la laurea in lettere una persona che si chiamava Stefano Magagnoli, una grande persona, una grande figura dell'editoria che purtroppo è mancata l'anno scorso, che all'epoca lavorava in Mondadori. Desideravo ardentemente fare questo lavoro, ma non avevo la minima idea di come si potesse accedervi, e da lì, attraverso questa conoscenza, per farla breve, insomma, sono riuscito a entrare prima alla Rizzoli, dove lui poco tempo dopo era andato, poi a iniziare una carriera, la classica gavetta in cui all'inizio si leggono valanghe di romanzi per valutarli, e poi si passa al lavoro sui testi e poi a molto altro che fa parte di questo mestiere. Dicevo che è tipico e atipico perché in realtà più che il curriculum per fare questo lavoro serve un po' di sensibilità sui libri, quindi averne letti molti e saperli pensare in una certa maniera. Tu prima, all'inizio della nostra conversazione, hai usato una parola, interpretazione del mestiere. Mi è piaciuta molto perché penso che ogni editor lavora un po' a modo suo, ogni editor è editor a modo suo. Si pensa che un editor sia qualcuno che non vede l'ora di mettere le mani nei libri e di modificarli e renderli più commerciali e più facili. Ecco, questa è un'altra grandissima stupidaggine. Un editor è molto felice quando trova un libro che non ha bisogno di grandi ritocchi. Chiaramente si tratta sempre di assecondare l'autore o l'autrice ad andare nel miglior modo possibile dove già sta andando.
cioè non di condurlo dove dici te, dove ti piace a te, dove come lo faresti te. Questo è l'errore più grave che può fare un editor, cioè far scrivere all'autore il libro che lui, l'editor, vorrebbe. Come si fa o cosa si potrebbe fare secondo te per incoraggiare chi non ha l'abitudine di leggere a iniziare a farlo? Ovviamente mi rendo conto che è una domanda complicata e che è una domanda praticamente politica, in realtà. Ti rispondo prima a un ricordo personale che mi fa piacere condividere. Io da bambino non leggevo molto, poco, però vedevo una cosa. Io tutte le sere vedevo mio papà che non andava a dormire se non aveva letto 10 pagine, anche stanco morto perché come tutti lavorava, però tutti i giorni lui doveva leggere. Non mi veniva a dire leggi anche te. Non mi diceva adesso divento più intelligente perché leggo. Era un puro piacere. Mia mamma, che leggeva meno di mio papà, lei è una di quelle che per fortuna ha iniziato a leggere di più col tempo, quindi una grande conquista, però mi ha sempre detto, se hai, quando eravamo piccoli, no, e magari avevi pochi soldi in tasca, allora, se ci devi comprare le stupidaggini, non ci sono i soldi, no? Cioè non buttiamoli. Se devi andare a comprare dei libri, quello che vuoi. Quello che vuoi. Quindi ti rispondo. Io, pur non avendo appunto, non essendo all'inizio un grande lettore, ho ricevuto questo esempio meraviglioso, cioè, senza che nessuno me lo dicesse, qualcuno mi stava dicendo che leggere era bello. Ecco, e quindi la risposta da una parte è in famiglia, cioè la famiglia è il posto dove l'educazione nasce, no? E poi la scuola, naturalmente. Bisogna dire ai ragazzi che leggere è divertente ed è piacevole. Senti Stefano, io ti ringrazio tantissimo, è stato davvero un Grazie a te. piacere, interessantissimo ascoltarti. Grazie mille e a presto. Un bacio. Grazie.